Sì. Il Napoli. Mamma mia. Gioia e dolore. Di mamme dell'Inter. Il Napoli. Noto che non c'è neanche un casco. Appunto, Nico. Cioè, in quattro sono arbitri senza casco. Non si vede che cammina, eh? Esatto. È vero, questo è Totò. Però non si sa se cammina. Sì, però non c'è manco il cavalletto. È una famiglia di equilibristi. C'è la prova. Beh, il Napoli è una passione. Il Napoli è una passione che ho avuto da ragazzino. Ho avuto il piacere di conoscere il più grande giocatore di tutti i pianeti, Diego Armando Maradona. Io sono uno dei pochi artisti che posso dire che Maradona mi ha voluto conoscere. Non sai perché? Perché a Napoli, nei tempi che è venuto Diego, io avevo il caschetto, cioè vivevo una popolarità diversa da quella di oggi. E avevano messo dei manifesti in tutta la città che dicevano Napoli tre cose delle belle, Maradona, Nino D'Angelo e Sfugliatella. E c'era questo cuore con noi dentro. Ma Maradona quando è venuto a Napoli non sapevi chi eri. Ma chi è chi? Subito ha pensato con quel napoletano che si è fatto una fotografia e si è messo dentro. Non sapevi chi era Nino D'Angelo, che ero così amato dal pubblico di Napoli. Un giorno mi è andato a chiamare la società Calcio Napoli. Dice Maradona ti vuole conoscere. Ho preso mio figlio, ha detto chissà papà ti fa una fotografia, capo tutta la vita da rigore. Siamo andati allo stadio e ho conosciuto questo giocatore raro, che non è umano, uno che mi parlava e parlava con me, come stai? Questo pallone che faceva così. E parlava. Allora sai, quando chi mi parlava io non capivo niente e stavo davanti a uno che mi parlava con il pallone così come facevi e pensavo già mo vincimo tutte cose, sai. Poi con Napoli passate delle serate bellissime, il primo scudetto, noi possiamo vincere altri 100 scudetti, io lo auguro, però il primo scudetto del Napoli, mamma mia, non si scordi più. Il primo scudetto di Napoli era commovente, era gioia e dolore. Era una città che ce l'avevo fatta, ci eravamo scudati tutti i problemi. Per un attimo Napoli non teneva i problemi. Pensa Napoli com'è bella. Senza problemi fosse più bella ancora. Che la sera stava Napoli senza problemi. Tutti insieme, che mano in mano. Uno colore. Era una città sola. Non era il Vomero e la ferrovia, non era San Pietro a Padiano e l'Arenella, era Napoli. Prego. Albano, ebbe grande cantante Albano. Albano, perché Albano? Non dico perché. Albano è un amico, un grande cantante, un collega. Sono stato una volta a casa sua. Mi ricordo che si facevo vino. Albano perché? Perché? Non lo so. Non lo so. Io attraverso la fotografia di Albano dovrei raccontare qualcosa di mio. Non ho idea. Puoi anche riferirti a Simona Ventura, non lo so io, quello che, c'è un'immagine. C'è qualche altro dopo di me, forse era qualcosa. Non lo so se si compone un puzzle sinistro, dico, però adesso è apparsa questo. Il mio collega, un grande cantante che io rispetto moltissimo, e poi l'anno scorso alla Realita ha fatto succedere un casino troppo bello. Devo dire, è simpatico, Albano è forte. Bene. Ciao Albano, ciao. Ecco. Ciao. Prego. Il Trianon, che adesso si chiama Trianon Viviani, questo è il più bel regalo che io ho avuto. Attenzione, mica qui, questo è un teatro pubblico. Qui è partita la sfida della mia vita. Questo teatro si trova a Forcella, uno dei quartieri che è stato sempre considerato a rischio della città. Questo è un teatro
che in questi giorni mi sta dando le più belle soddisfazioni della mia vita, si è riempito. Vedi come sta? Tutte le sere sarà pieno. La gente aveva paura di andare al Trianon. Questo è un teatro dove Totò scriveva le sue macchette. Raffaele Viviani scriveva i suoi capolavori. Era un teatro che stava per diventare un garage. Lo volevano fare un teatro che era del popolo, della gente, il teatro di chi non conta. Adesso si sta riempendo, tutti i giorni c'è più gente che si abbona. Stare seduto in quel teatro e se ti fai spegnere le luci e ti metti da solo, ti senti addosso il vocio di Totò, di Edoardo, di Viviane. È un'emozione che io l'ho sentita, perché posso fare quello che vuoi, girla, ti rendi conto? È bellissimo. Il teatro non deve essere un lusso, il teatro è un diritto. La gente non aveva nemmeno i soldi per andare a vedere il teatro. Io ho messo gli abbonamenti a 80 euro, cioè 8 spettacoli, 80 euro, perché la gente deve tornare, perché Forcella è un quartiere di Napoli, deve tornare ad esistere, deve tornare a non essere un ghetto. E quindi... E quindi in bocca al lupo a questa direzione artistica del teatro Trianon Viviani. Trianon Viviani. 3.000 abbonati. Siamo quasi a 3.000 abbonati. Tombola, prego. Chi sei? Sono nuvole qua. Sì, da un aereo, è un oblò. Oh, e questa è la mia malattia. Cioè? Cioè io l'aereo, guarda, è un mezzo comodissimo, però mamma mia, oggi dice, ma è comodo, subito fa, però che là mezz'ora d'aereo, guarda, non basta mai. Io porto sempre lo Xanax appresso, mi devo stonare, non ha già capito niente, non devo capire che sto sull'aereo, mi devono distrarre, per una delle mie paure più grosse. Tu devi pensare che quello non è un finestrino, quello è un oblò da lavatrice, quello è un sonnuvolo, è schiuma. Ce lo penso come oblò da lavatrice, però appena penso che è l'aereo e che sta là sopra, là già mi viene il panico. Una volta stavo su un aereo da Milano, facevo Milano-Napoli, non ci avevano avvisato che l'aereo scendeva a Pisa. Non so se doveva mettere il carburante. Abbiamo preso una perturbazione proprio che lì là, poi dice maestro, stiamo carendo, maestro, è venuto un momento, stiamo carendo, e sta morto un po' mai, però se mi invidio, e a un certo punto dice non è niente, non ti preoccupare, non è niente, esce una delle hostess che piangeva, aveva litigato col pilota, figurati. Quando ho visto l'ossesso che ci arriva, diciamo. È finito. Prego. Ebbene, questo sono io. Sono io, diciamo, oggi. Tra ieri e oggi. Tra ieri e oggi. Solo io tra ieri e oggi, perché già non tengo qualche... Ma ci fanno proprio via, c'è allora, perché... Beh, no, non sono come anche chi si ciucchi, cazzo sono... Hai ragione, Paolo, stanno mettendo ancora questi manifesti qua, sto facendo come Moira Orfei, fra poco mettono sempre... Ma ci fanno tu servizi fotografici, va. Niente, sono io, posso dire oggi, dai, dammela questa cosa. Per me? Sono io, diciamo, oggi, quasi cinquantenne l'anno prossimo, non ho avuto la possibilità di andare a scuola, mi piaceva. Però a 13 anni ho dovuto fare così e sono andato a vendere i gelati alla stazione centrale. Anche se alla mia professoressa di italiano, che non ci credeva che io scrivevo, i temi che faceva, cioè, ma l'hai scritto tu vicino a me, perché io tenevo 4 l'orale e pigliavo 10 italiani scritti, perché io quando scrivevo che tenevo tempo per non sbagliare, quando parlo non c'è stato tempo, quindi i verbi tanto si vede, non è che lo devo dire, non è vero. No, voglio dire, a 13 anni sono andato
a 13 anni, sì, sono andato a vendere gelati alla stazione centrale, e quindi non per colpa mia, ma per colpa della società, perché se avessi avuto un papà con un lavoro, forse sarei andato a scuola, forse avrei fatto altre cose, non avrei avuto la passione della musica, avrei avuto altre passioni, non avrei potuto scrivere tutte queste canzoni che mi stanno dando tante soddisfazioni, e che oggi quando, stasera, quando tu leggevi le parole di Brava Gente, per me è una soddisfazione non essere più considerate per il caschetto che avevo in testa o per i film che facevo. Per me oggi è una soddisfazione essere considerato perché oggi scritto senza giacca e cravatta, perché oggi scritto Terra Nera, perché oggi scritto Brava Gente. Questa è la vittoria, questa è la cosa più bella, senza rinnegare mai quello che uno ha fatto. Perché anche nelle canzoni col caschetto c'era tutta la passione e tutta la forza che avevo dentro. Però allora dovevo scrivere la canzone d'amore, perché tenevo 20 anni, ma 20 anni mi potevo mettere a scrivere i miei problemi. Quindi scrivevo l'amore, pure perché con l'amore si vendevano più dischi. No? Naturalmente. Certo. Guarda Nino, io ti ringrazio perché è stata un'intervista fotografica bella, 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 dove è trasparsa la Napoli particolare, la tua napoletanità, è trasparso l'uomo che ha capito come è cambiato, che cosa l'ha fatto cambiare, cosa lo ha aiutato e che cosa lo ha aiutato anche a soffrire e quindi a capire. È stata proprio bella, io bella, penso, affascinante. Mi va di dire sempre una cosa, io penso che purtroppo non nasciamo tutti quanti uguali. Ci sta chi nasce per vincere e chi nasce per perdere. Però quando si vince tra quelli che devono perdere, la soddisfazione è più grande. Perché quelli che perdono sono quelli, ne sono molto di più di quelli che vincono. E quando si mettono insieme tutti quelli che perdono, diventano una forza grande e fanno questi miracoli. Io sono stato miracolato. Grazie immensamente a Nino D'Angelo. A tra poco ancora col Senso della Vita. Sofia Lore. Paolo, l'anno scorso è stato il mio compleanno, Sofia Lore. Ma tu pensi che uno che vendeva i gelati negli anni Ottanta improvvisamente fa la festa del suo compleanno e arriva Sofia Lore? Una gitta è falsa, no? Ho detto è falsa. Vada via, lei è un'acca. Sofia Lore, una donna fantastica. Una vera napoletana, verace, per me è stata una giornata fantastica. Zia Carmela, che amava molto Sofia Loren, veramente si credeva che era facile, ma non è Sofia Loren. Quando, ma... Certo. Anzi, ma guarda che Sofia Loren. Poi alla fine si è convinto, Sofia è stata con noi, è stata una serata molto bella. Io ho avuto una sola occasione, non c'entra niente con la tua chiacchierata, ma ho avuto una sola occasione di incontrare la signora Loren. L'ho trovata straordinaria nella sua capacità di essere Sofia Loren e di essere Sofia Loren nella vita. E dicendo questo saluto anche un grande che non c'è più purtroppo, è stato un grande del cinema, Lello Bersani. Ero a Los Angeles con lui per fare la notte degli Oscar, e mi portò a conoscere la Loren perché doveva intervistarla. Io capirei, ero un ragazzino, non mi immaginavo minimamente che la Loren esistesse quasi, giusto appunto, certo, come certo. Tua zia quando è comparsa lì alla festa. Entriamo a questo Beverly Hills Hotel dove c'era la Loren e lei arriva con la vestaglia tranquilla. Uè, Lello, Maronna, mi danno tutti i baci, ma assittate, chi è sto guaglione? E dico, salve, sono Paolo Bololi. Bello, bello guaglione, ma voglio un caffè, adesso, quello, capimmo a fare un'intervista, facimmi intervista lei, però una cosa stretta stretta, mbresse mbresse, che io tenga lavorato, ma fa cose. Ma fai buono, ma non so te allora, non sai? Sì, adesso appena mi chiesco anche le zizze. Vai in cucina, prepara queste cose, torna, fa piatto o caffè, bene, allora dai, facciamo queste domande così. Allora lei lo fa, allora Sofia, questo film, questo fatto che tu darai l'Oscar, e lei? Naturalmente l'Oscar per me è una gioia, poterlo, ho detto porca miseria, posseduta, oh. Guardavo se c'era un playback da qualche parte. E quindi per me è una gioia poter ricordare la straordinaria figura di Marcello Mastroianni. Amo Fernuto. Ma impressionante, due so, è plurale Sofia Loren. Prego, andiamo avanti. Ebbene,
San Gennaro, il protettore della nostra città. San Gennaro, mettici a mano tu, San Gennaro, mettici a mano tu. Prego. Il telefono. E che tenga dice con il telefono? Ha rovinato tutto quanto il telefono. Il telefono non ci fa parlare più. Cioè il telefono è contro di noi. La prima cosa che facciamo la mattina è accendiamo il telefono, perché ci stanno i messaggi, se ci chiamano. A Cesareta, anche se serve molto, non mi è piaciuta assai. Ci allontanati. Ci allontanati, non abbiamo più il tempo per noi stessi, per parlarci. Non abbiamo più parole vere, parole che vengono dagli occhi e dal cuore. Tenemmo parole che si sentono attraverso questa cosa. Non ci, il telefono non ci fa guardare quando siamo sinceri oppure no, non lo so. È servizievole, ma non è umana. È poco umano. Mi ricordo che prima quando si telefonava, quando arrivava una telefonata, ti chiamava zio. Tu rispondevi, facevi, ciao zio, come stai? Sì. No? Oggi invece dove sei? Sì, sì, sempre dove sei. Dove sei? Che te frega? Che me devi dire? È vero, dove sei? È vero o no? È vero, è vero. Col cellulare. Come va? Dove sei? Dove sei, prima di tutto? Prima che te la porti a te adesso, chissi, non tu posso dire. Certo, perché dove mi sei? Hai chiamato? Per sapere come sto? O per dirmi qualcosa? Sto. O per capire dove sto? Invece prima era come stai? È vero o no? Ma è dove sei? Pizza è verso, fa. E beh, come stai? Quindi non ce ne importiamo più di niente. L'importante è che so dove stai. Poi, e perché stufate? Poi se dove stai, stai male, so affari tuoi. Però so dove stai. E perché, Ring? Non ha senso. Però è vero. Sì, ma dico, noi siamo diventati come il telefono. Però. Cioè? Noi siamo diventati uguali al telefono. Non dobbiamo domande, non dobbiamo niente da chiedere. Dove sei, noi diciamo. Cioè, pure tu magari, il telefono dice dove sei. Ma diventa anche il telefono. Certo. Perché se telefono a mia moglie è pure giusto che dico dove sei. Certo. Prima mi dice come stai. Certo. Perché se stai con la mano di come stai, io dico vai. Prego, prego. Pupi Avati. Ecco, Pupi ha avuto un'esperienza bellissima. Quando mi ha chiamato per Pupi Avati, ha pensato a tutti i film che avevo fatto, che io rispetto. Perché sono quelli poi che mi hanno fatto avere successo. Però quando ti chiamo Pupi Avati che qualcosa è successo, dai. È un po' come la Loren al compleanno. Però la Loren qua è per lavoro. Certo. La Loren è proprio quello che tu ci sei simpatica. Però quando ti chiamo un regista come Pupi Avati significa che hai fatto qualche cosa di bello, qualche cosa di buono nella tua carriera. Che ti incomincia a tornare un po' qualche conto, no? Infatti, dici, mi sta tornando qualcosa. Incontri... Ci vai a girare e quasi non ci credi quando stai sul set. Fai la parte che devi fare, sei emozionato tutte le mattine perché vai. Quando giri con Pupi vai a imparare che cos'è il cinema. Non vai solamente a girare un film, vai a imparare il cinema che cos'è. E ti porti a casa una bella lezione. Poi quando vinci anche qualche premio con un film di Pupi Avati, è pure bello. E poi è colui che mi ha portato a Cannes, sulla Croisette con Anna Maria, cioè, ma com'era bello che lo fate, tutti questi fotografi addosso, Muriano, tutti questi fotografi, tutto, era troppo bello. E veramente io ringrazio molto Pupi Avati per avermi regalato quel momento proprio bellissimo sulla Croisette. Prego. Mm.